Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne che trasmette sugli 87,6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it. Siamo anche su Facebook dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Oggi è mercoledì 29 gennaio e nella diocesi di Teramo Atri si celebra la memoria del beato Antonio Fatati, vescovo. Il Consiglio regionale d'Abruzzo ha approvato all'unanimità una risoluzione a firma Partito Democratico che impegna il presidente della Regione Chiodi e la Giunta ad intervenire affinché il governo rinegozi attraverso l'ANAS la concessione con la società Strada dei Parchi per bloccare l'aumento del pedaggio autostradale pari all'8,28% per il 2014 sulle autostrade A24 ed A25, il tutto prevedendo che dal calcolo degli investimenti che Strada dei Parchi effettua sulle due autostrade venga scorporato quello per le complanari. 22 giovani abruzzesi al di sotto dei 30 anni interessati a conoscere le istituzioni europee e le attività della Regione Abruzzo nella capitale UE cercasi a lanciare la selezione e il progetto Regioni di Bruxelles per i giovani, nato dalla cooperazione tra quattro regioni europee e approvato dalla Commissione europea nell'ambito del programma Gioventù in Azione. Dal prossimo maggio e per circa 2 anni i 4 territori d'Europa daranno ad 80 ragazzi tra i 18 e i 30 anni, di cui appunto 22 abruzzesi, l'opportunità di servizio volontariato europeo oppure quella di scambi transnazionali. Per informazioni si può consultare il sito www.ybbregions.eu.org. Ve lo leggiamo esattamente come si scrive: www.ybbregions.eu.org. Si chiama Bike to Coast, cioè bicicletta sulla costa, e sarà la pista ciclopedonale più lunga d'Italia che permetterà di percorrere l'intera costa abruzzese attraverso le 3 province di Teramo, Pescara e Chieti che si affacciano sull'Adriatico. L'Abruzzo Sea Cycling, cioè l'Abruzzo in bicicletta sul mare, questo è il nome esatto del tracciato di 131 km, supera infatti anche la ciclovia destra del Po. Si potrà montare in sella a Martinsicuro, comune al confine con le Marche, e in una continua pedalata attraverso 19 comuni scendere a San Salvo, ultimo comune al sud al confine con il Molise, lo riporta il quotidiano La Stampa. Anche Pescara prende parte oggi alla giornata di mobilitazione indetta dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia a Roma contro l'appesantimento degli oneri fiscali a carico degli enti locali. Sarò presente, spiega il sindaco Mascia, con gonfalone della città e fascia tricolore per manifestare contro le normative che di fatto hanno trasformato in comuni in una sorta di Equitalia locale che riversa somme nelle casse nazionali, assistendo peraltro ad un progressivo, drammatico ridimensionamento dei trasferimenti di risorse che di fatto mettono a rischio servizi indispensabili alla persona, come quelli a disabili e classi disagiate. La cronaca, un avvistamento su cui stanno lavorando i carabinieri di Pescara per Vittorio Della Pelle, l'imprenditore di 45 anni residente proprio nel capoluogo adriatico di cui si sono perse le tracce venerdì scorso dopo che aveva accompagnato la figlia minorenne a scuola.
L'avvistamento risalirebbe alle 17.30 di venerdì nei pressi della stazione ferroviaria di Pescara Porta Nuova. Su Facebook l'appello dei suoi familiari, familiari appunto di Vittorio Della Pelle. Ed è stop alle auto oggi e domani in via Solferino a Pescara per la realizzazione della rete in fibra ottica. Le opere saranno eseguite da un'azienda che ha annunciato la necessità di realizzare degli scavi e la posa dei pozzetti con l'installazione della nuova rete e la connessione della cabina telecom già esistente. Dovranno pervenire entro il prossimo 20 febbraio le iscrizioni al torneo Under 14 Oratorio Cup 2014 che comincerà a marzo. Lo comunica il Centro Sportivo Italiano operante nell'Arcidiocesi di Pescara Penne. Si tratta di un torneo di calcio a 5 riservato alle parrocchie dell'Arcidiocesi. Per informazioni, chi ha un profilo Facebook può consultare la pagina degli eventi, mentre in ogni caso si può chiamare il commissario provinciale del CSI Germanio Claudio Longo al 338-78-1766. Ripetiamo, 338-78-1766. La Camera di Commercio di Chieti sta organizzando un convegno di studio sul tema il finanziamento delle piccole e medie imprese, soluzioni possibili, i mini bond. L'evento si terrà giovedì 30 gennaio presso la sede camerale a Chieti in via Fratelli Pomiglio dalle 14.15 alle 19. Il programma completo è su www.ch.camcom.it e nel convegno le imprese potranno conoscere ed approfondire le potenzialità offerte da questo strumento finanziario, appunto i minibond. Si terrà invece il prossimo 11 febbraio presso la parrocchia di Cristo Re in Pescara la 22esima edizione della giornata mondiale del malato. Il programma prevede alle 15 l'accoglienza, poi la relazione di padre Ignazio Buffa, alle 16.15 il rosario meditato e alle 17.30 la celebrazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara Penne. Tema di quest'anno, fede e carità, anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. E intanto il prossimo ritiro del clero diocesano di Pescara Penne è fissato per il prossimo 18 febbraio, si terrà all'Oasi dello Spirito, relatore Don Samuele Marelli, direttore della Federazione Oratori Milanesi, che tratterà il tema l'educazione alla fede degli adolescenti. Il 17 febbraio sera Don Marelli sarà presso la Chiesa dello Spirito Santo a partire dalle ore 20.30 per un incontro con i catechisti. E domenica 2 febbraio si celebra la 36esima giornata per la vita. Il Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana ha intitolato il messaggio di quest'anno Generare Futuro e ricorda che un popolo che non si prende cura degli anziani, dei bambini e dei giovani non ha futuro perché maltratta la memoria e la promessa. Nelle parrocchie dell'Arcidiocesi di Pescara Penne sarà possibile in molti casi acquistare le primule proprio per sostenere il movimento per la vita. Oggi la direzione, la redazione, la regia dei collaboratori tutti di Radio Speranza augurano buon compleanno a Don Francesco Santuccione. Siamo con questo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevede cielo sereno al mattino e nelle ore centrali della giornata. Cielo poco nuvoloso nel pomeriggio e nubi sparse in serata con temperature da 6 a 9 gradi e mezzo e venti deboli al mattino e moderati nel pomeriggio ed in serata. Il mare è previsto da poco mosso a mosso. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, che trasmette sugli 87,6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it, ma è anche su Facebook dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Grazie per averci seguito e a risentirci.
Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.